La compagnia dei carabinieri di Ivrea ha un nuovo comandante. Al capitano Domenico Guerra è subentrato il maggiore Giacomo Walter Guida, 48 anni, proveniente dal comando generale dell'arma, dove ricopriva l'incarico di caposezione avanzamento dell'ufficio personale brigadieri. Nel corso della carriera ha ricoperto l'incarico di comandante di protone della scuola allievi di Reggio Calabria e successivamente quello di comandante del nucleo operativo radiomobili di Trapani. Dal 2001 ha prestato servizio nell'ambito dello Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma e nel recente periodo ha anche ricoperto ruoli di selezione delle risorse umane. Sono appena giunto da qualche giorno. Ho con piacere constatato la vivibilità di questa cittadina a misura d'uomo, chiaramente raffrontata a quelle che sono i miei pregressi provenendo quindi dall'area capitolina. Diciamo che procederemo con determinazione a riscontrare a quelle che sono le sfide che una realtà così socialmente e culturalmente sviluppata, nonché economicamente forte, sarà in grado di stimolarci. Nel solco della continuità dell'attività, quindi del mio predecessore, che ha ben operato in questa realtà, cercheremo insieme alle altre istituzioni del paese e in sinergia con le altre forze di polizia che già ho avuto modo quindi di incontrare, a cercare quindi questa attività poliedrica anche con la cittadinanza per mantenere quindi il livello di efficienza e di funzionalità per la cittadina di Ivrea. La sicurezza è a mio avviso un bene della collettività e in quanto tale va sicuramente tutelata e quindi a prescindere quindi dalla realtà in cui ci si trova. Il mio impegno quindi sarà come quello di chi mi ha preceduto, incondizionato, e cercherò in questa attività dal mio arrivo di coinvolgere quelle che sono lo spirito da parte della cittadinanza a che i risultati possano essere sicuramente più produttivi e in modo da consentire una maggiore partecipazione da parte della popolazione. Ho notato da qualche giorno che sono arrivato che comunque c'è la volontà di collaborare, c'è questo spirito proattivo, propositivo da parte della cittadinanza, e questo sinceramente fa onore a questa realtà.